Una piccola impresa, una gioia imprevista, ma tanto voluta. Il Città di Varese cerca il risultato che faccia partire e ripartire la classifica, che la trasformi in una macchina da punti, e lo fa sul campo della seconda della classe, il Bra. Speranze da trasformare in realtà. Amici biancorossi, benvenuti a Bra Città di Varese, 17ª giornata del campionato di Serie D, da Andrea Menon e Matteo Ponti. Formazioni schierate, e allora noi andiamo a vedere le scelte di Mister Rossi, che portano una novità grande nello schieramento. Mister Rossi si schiera col 3-5-2, saranno Siaulis, palla linea difensiva composta da Mapelli, Aprile e Parpinel, Polo, Gazzo, Znidarcic, Capelli e Petito, la linea dei 5 di centrocampo, da vedere se Capelli agirà ancora con il solito rombo rivoltato oppure farà la mezzala più classica, Minai e Balla, le scelte lì davanti. 12 gol subiti, palla messa in mezzo, stacca Minai di testa, pulisce Cappellupo sul palo, palla che forse sarebbe uscita ma non di molto. Capelli può ricevere ancora in aria, cercare una soluzione, il dribbling, mette forte dentro col destro, Gazzo da terra e palla alta di nulla. Si era buttato Gazzo su questo pallone, sì, pur di arrivarci. Lascia sfilare, rimessa in favore, può arrivare Gazzo che tocca dietro, arriva Parpinel col mancino, salva tutto Cappellupo e poi Reb pulisce. Altra rimessa dove collocarsi, anche un discorso di campo abbastanza stretto, attenzione perché Capelli prova a mettere per Polo che calcia, palla deviata, Mapelli di testa, la palla attraversa tutta l'area di rigore, può arrivarci solo in un secondo momento Balla che rimette in mezzo, pulisce la difesa del Bra, alla fine Marchisone riesce a recuperare, ma siamo al 17esimo e il Città di Varese ha avuto due palle gol nitide e un altro paio di occasioni importanti per provare a passare in vantaggio. Perché il Bra può ribaltare subito il gioco, deve uscire Aprile, forte su Gaeta, arriva il raddoppio di Mapelli, solo in un secondo momento Gaeta è bravissimo, Aprile a chiuderlo, è bravo ancora per un momento e poi la palla in mezzo che passa, e gol di Mercai, 1-0 del Bra. Prezioso, palla in mezzo che arriva ancora in area, rovesciata, e c'è il raddoppio del Bra, ancora con Mercai, palla in avanti, pressione forte di Giugno guidata da Aprile che poi stacca di testa, so prima di tutti, è molto bravo ad intercettare, molto bravo a servire Aprile che va in attacco, palla che attraversa tutta l'area di rigore, non ci arriva Balla, non ci può arrivare So, alla fine pulisce l'area di rigore il Bra solo per un momento perché Romeo è bravo a rientrare, sterza, va giù l'arbitro, mette il fischietto alla bocca ma non c'è nulla, Romeo rimane giù. Soluzione a rimorchio, non arriva, so, prova a saltare Saltarelli che invece lo chiude benissimo e prova a far ripartire la manovra. So, bruttissimo, entra, prova a portarsi a casa. Vabbè, rosso bruttissimo diretto. Ho preso anche la palla, bruttissimo. Il primo a arrivarci è Giugno che allarga per Parpinel, sventagliata mancina sopra la difesa, buonissima, molto interessante come pallone, buono il controllo di Capelli solo per un momento, toccato, calcio di rigore, calcio di rigore per il Città di Varese, se lo conquista. Fuori gioco, fuori Capelli, gioco, fuori gioco. E fuori gioco. Fuori gioco che annulla il calcio di rigore perché l'arbitro aveva assegnato il calcio di rigore. E poi il guardalinea invece ha segnalato il fuori gioco tra le proteste. Però non puoi fischiare questo fuori gioco. Il problema è che non puoi fischiare quel fuori gioco perché l'inserimento di Capelli è dietro. Sì, l'inserimento di Capelli arriva da almeno 5 metri dietro. È quello il discorso. Cioè tu togli un rigore, se fuori gioco c'è veramente. Parte forte, proprio Tuzza, in contropiede, palla scaricata sulla destra dove c'è Gaeta che si è defilato, palla dentro, ancora per Mercai, calcia col destro, fuori di nulla. Ha sfiorato la tripletta Mercai. Palla sopra, non può arrivarci nessuno. Balla, il primo a anticipare, fallo, rosso. Qui scatta il secondo cartellino giallo e il rosso. Bertoschi l'ha già ammonito e allora 8 minuti più recupero, 7 minuti più recupero in parità numerica perché Balla ha recuperato benissimo questa palla sul controllo. Bravo. Doppio giallo giusto. Espulsione. Giallo giusto. La palla la indirizza verso Capelli. Balla, altro contrasto duro e altro pallone ricacciato all'indietro. Parpinel ancora lungo. Ancora per Ebaugue che non può arrivarci, ci arriva Giugno che calcia col destro, molto bravo Guerci su questa palla sporca improvvisa, calcia forte Giugno, parato. In secondo momento ci arriva Rossi in una zona di campo dove non c'è nessuno, è costretto a inseguire Romeo,
Campagna che parte a tutto campo, palla sulla destra dove può arrivare Gaeta, controlla, rientra due volte Romeo Siaulis, anticipato, e arriva al 3-0 in contropiede di Campagna. Fa tutto Gaeta e restituisce al compagno che aveva avviato il contropiede. 3-0 per il Bra, e la partita sostanzialmente con qualche secondo d'anticipo finisce qui.